Trust è l'effetto segregativo del trust, ma che cosa vuol dire? Ne parliamo in questo video con Simone Stevani. Benvenuto, io sono Salvatore Cameli, fondatore di Fortax, autore del rischio fiscale in azienda e dal 2007 aiuto CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento annullando o riducendo il debito tributario. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Simone Stevani, educatore e consulente finanziario per le imprese. Seguimi per capire come rendere più efficienti i processi decisionali in azienda e raggiungere l'equilibrio perfetto tra profitto aziendale e serenità finanziaria personale. Il trust è l'istituto giuridico attraverso il quale un soggetto, disponente o settlor, separa determinati beni dal proprio patrimonio ponendoli sotto il controllo di un altro soggetto, il trustee, al fine di perseguire un determinato obiettivo a favore di un beneficiario. L'operato del trustee può essere posto anche sotto il controllo di un protector o guardiano se stabilito nel trust. Ma l'effetto segregativo del trust, quando parliamo di ciò, cosa intendiamo, Salvo? L'effetto segregativo del trust sta a significare che i beni oggetto del trust sono separati dal patrimonio del disponente, ma anche dal patrimonio del trustee e del soggetto beneficiario del trust. Quindi attraverso l'istituzione del trust, i beni oggetto di questo istituto vengono separati dal patrimonio del disponente e vengono destinati allo scopo stabilito con il trust o in favore del beneficiario o in favore di beneficiari individuati con il trust. Si tratta quindi di un aspetto di particolare rilevanza in quanto viene creato un vero e proprio vincolo sui beni oggetto del trust che, come vedremo, ha delle conseguenze di non poco rilievo. Cosa comporta quindi l'effetto segregativo del trust, Simone? Salvo, la separazione dei beni del trust con il patrimonio del trustee comporta delle importanti conseguenze. In particolare, se è previsto o richiesto dalla legge applicata al trust, i creditori del trustee non possono rivalersi sui beni del trust e procedere al sequestro degli stessi. I beni del trust, inoltre, sono separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza o di bancarotta di quest'ultimo. Sempre a tutela della separazione dei beni del trust con il patrimonio del trustee, è stabilito che i beni del trust non fanno parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee. Pertanto, i beni intestati al trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle sue vicende personali, familiari, successorie e fiscali. I creditori, invece, del disponente non hanno titolo per attaccare i beni del fondo in quanto egli ne ha perso la proprietà. Soprattutto il fondo è destinato ad uno scopo predefinito che la legge ha riconosciuto come meritevole e come tale va preservato. Inoltre, i creditori personali del trustee ugualmente non possono esercitare azioni nei confronti dei beni in trust perché la proprietà personale del trustee è distinta e non ha nulla a che vedere con quella riferibile ai singoli trust che egli gestisce, in quanto l'utilizzo delle risorse di ciascun fondo è unicamente funzionale al perseguimento nell'interesse individuato cui corrisponde l'obbligazione che il trustee deve adempiere con la massima diligenza. Per terminare, i creditori del beneficiario potranno aggredire i beni solo quando entreranno nella disponibilità del beneficiario medesimo, perché prima dell'assegnazione del bene e del soddisfacimento del suo diritto di credito, egli ha una posizione soggettiva tutelata, ma non ancora effettiva. L'effetto segregativo non è lo scopo, ma la conseguenza del trust. Per rimanere sempre aggiornato su questi argomenti metti un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti ai nostri canali, se invece hai bisogno di noi trovi in descrizione i nostri contatti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.